Buonasera a tutti e bentrovati in questa terza puntata delle nostre chiacchierate in diretta Facebook. Questa sera la nostra chiacchierata è dedicata alla collana tipografica. Alcuni amici, sentendomi parlare la scorsa settimana, mi hanno detto che ero un po' troppo serio. Era la puntata dedicata a Pierpaolo Pasolini e probabilmente ho tradito molto l'emozione per la persona e le sue vicende. Questa sera invece, come dire, mi sento a casa mia in tutto e per tutto e spero di essere, anche perché dovrò esserlo, molto più veloce e possibilmente brillante, cioè ho voglia di non stancarvi, di non tediarvi, ma di raccontarvi in maniera il più esaustiva possibile la nascita di una collana come quella tipografica e la sua evoluzione nell'arco di questi 8 libri che abbiamo pubblicato negli ultimi 3 anni. Penso che siamo tra le case editrici che in Italia dedicano la maggiore attenzione all'aspetto e alla cura grafica e tipografica dei libri, dedicando appunto a questa parte materiale della produzione una collana. Attenzione, una collana che è sottotitolata Storia e culture del libro. Quel plurale di culture, di cui non smetto di ringraziare il nostro direttore Franco Zabagli, la dice lunga sulle intenzioni. Ecco, a comporre il libro e il mondo del libro sono moltissime formanti. E la collana si prefigge proprio di essere aperta e ospitale nei confronti di tutto ciò che riguarda il libro, la bibliografia, la bibliologia, la tipografia, la storia del carattere, la storia degli editori, degli stampatori, dei tipografi, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di strutturarla dopo averci a lungo pensato in sostanzialmente 3 sezioni. La collana tipografica, storia e culture del libro base, la collana, la sezione importante della collana, importante per il peso, per la qualità dei libri, per la qualità delle proposte, delle selezioni editoriali. Una collana di quaderni in cui mostriamo e facciamo vedere delle cose un po' più piccole ma molto curate, ripescando dei testi inediti, stampando con procedure manuali e quindi recuperando certi mestieri della stampa e via dicendo. E poi una collana che dal punto di vista materiale è un po' più povera, che abbiamo chiamato documenti e nella quale vorremmo appunto recuperare dei libri che sono oramai introvabili, oppure tutta quella produzione anche italiana riguardante la tipografia tra 8 e 900, che non è facilmente disponibile per chi la voglia leggere e usufruire, insomma. E pensiamo specialmente agli studenti ai quali è sempre rivolto ogni mio pensiero, perché se penso alla fatica che ho fatto io nell'arco di più o meno 25 anni dedicati alla storia del libro, alla storia della stampa, alla storia della tipografia, del carattere e via dicendo, ecco, avrei gradito moltissimo nel corso della mia vita di studi su questa materia trovare qualche libro che mi rendesse la vita un po' più facile. Ecco, quindi anche con questo spirito proprio pedagogico la collana è impostata. Ma l'incontro, che è poi un incontro determinante anche per tutta la vita della casa editrice, ed è il primo incontro di cui voglio parlarvi stasera, è l'incontro con Alessandro Corubolo. Molti di voi che sono in ascolto e vedo dai commenti qui sulla mia sinistra lo conoscono molto bene. È un grande maestro veronese. Ha dedicato tutto il tempo libero della sua vita, perché lui era, come dire, il dirigente di una grande società internazionale, possiamo anche dirlo, l'IBM, però parallelamente alla sua attività professionale lui ha sempre coltivato più che una passione per l'arte tipografica. Ha fondato assieme al compianto amico Gino Castiglioni l'Officina Chimerea e ha percorso la strada meravigliosa delle private presses ed è
con l'Officina Chimerea, attualmente l'ultima private press veronese che si può dire ancora in funzione. Ovviamente Sandro e Gino hanno donato tutto il compendio dell'Officina alla Biblioteca Civica di Verona, che ha gentilmente messo a disposizione dei locali, e lì credo che si continuerà a stampare almeno finché Sandro ne avrà la voglia e finché noi avremo, come dire, voglia di continuare ad esprimerci con la stampa tipografica. L'incontro con Alessandro Curubolo è stato sensazionale, perché io quando assieme ad altri amici ho avuto l'idea di fondare la casa editrice avevo ben chiare determinate cose che non volevo fare. Ecco, non volevo fare libri brutti, perché per fare libri brutti c'è una tale concorrenza in Italia che reputo imbattibile. Quindi su quel campo avremmo senz'altro perso. Bisognava sforzarsi di fare dei libri belli. Per fare dei libri belli bisogna che ci sia l'apporto, la cura delle intelligenze e dei saperi di chi conosce i libri. Di chi sa come farli, di chi sa come scegliere un carattere, come impaginare un libro, come progettarlo, come selezionare la carta, la rilegatura e tutto ciò che compone materialmente un libro. E dico sempre che non è un vezzo. Provare a fare dei libri belli non è un vezzo per personcine snob. È preservare l'arte manuale, l'artigianato di chi sa curare le cose per bene, di chi sa mettere e profondere, far passare attraverso le proprie dita l'amore per ciò che fa. È una parte del nostro progetto culturale. E allora ricordo che grazie all'amica Carla Zanella ho avuto un appuntamento con Sandro Corubolo, sono andato a casa sua e gli ho detto di questa pazza idea di fondare una casa editrice. E gli ho raccontato il progetto. E lui, se mi sta ascoltando, può anche commentare e dirci se è vero o no quello che sto dicendo. A un certo punto della nostra conversazione mi ha detto: i libri li progetto io. Allora lì, in quel preciso istante, io ho capito che la casa editrice sarebbe veramente nata e sarebbe nata sotto la luce particolare che io e noi che la stavamo fondando, volevamo dare a questa casa editrice. E lui ha impostato e progettato tutte le prime collane, quindi i sillabari parisiani per la collana Ventoveneto, i saggi, e quindi il saggio su Maria Callas di Alessandro Duranti, il saggio su Machiavelli di Jean-Claude Zancarini e via dicendo, e quindi impostato la struttura di base delle collane che poi è stata presa in mano dalla nostra Elsa Zaupa, di cui poi parleremo, e che ha, come dire, contraddistinto un po' tutta la produzione della casa editrice. Una domanda che mi viene fatta spesso è: da dove derivi il logo della casa editrice RE? E ho sempre aspettato il momento buono per raccontarlo e questo mi sembra proprio il momento buono. Allora, R e E sono due caratteri di un alfabeto che è stato disegnato niente meno che da Bruno Munari. Questo alfabeto, a quanto ci risulta, non è stato utilizzato editorialmente se non una volta e guarda caso a utilizzarlo fu proprio per un libro straordinariamente bello, un'edizione dell'Anna Livia Plurabel di Joyce, guardate che meraviglia, questo è solo il cofanetto, adesso vi faccio vedere anche i libri, dall'unica edizione, eccola qua, che è stata stampata insieme da queste due officine, Ampersand e Officina Chimerea. Ampersand di Alessandro Zanella, un altro compianto amico di cui amiamo follemente i libri, e Officina Chimerea di cui vi ho parlato prima. Ecco, per i titoli di Anna Livia Plurabel di James Joyce, Alessandro Corubolo, Gino Castiglioni e Alessandro Zanella hanno inteso tirar fuori questo carattere di cui vi leggo cosa hanno scritto nel colofon. Essenziale o sintetico è un alfabeto maiuscolo che Bruno Munari disegnò negli anni 30, ispirandosi probabilmente al Bifur di Cassandre. Non apro nemmeno il capitolo tipografia francese, al quale dedicheremo altre chiacchierate in futuro.
In quel periodo seguivo e sperimentavo le esperienze di Arp, Bill, Schwitters, Cassandre per gli alfabeti. Qui si cita ovviamente Bruno Munari. A quanto ci consta, scrivono i curatori di questa edizione, non fu mai utilizzato dall'artista se non, così raccontò Munari a Maurizio Corraini, per verificarne la leggibilità. Sentite qua che bellezza. Inviando a se stesso delle lettere che gli furono regolarmente recapitate. I suoi tratti lo fanno individuare come work in progress, non finito. Questo fatto, la datazione, il suo contraddistinguersi come opera aperta, che richiede cioè interpretazione e completamento da parte del lettore, ci hanno convinti della perfetta consonanza con il clima di Alp. In questa edizione, essenziale ha il suo primo impiego tipografico, tradotto in forma digitale con pochi e discreti nostri interventi di rifinitura nel frontespizio e negli occhielli. Per il resto del libro invece si usa il meraviglioso Giovanna di Eric Ghili, di cui poi proprio en passant velocissimamente parleremo. Ecco. Io conoscevo questo libro, lo possedevo, come vedete, e ho chiesto ad Alessandro, ho detto ad Alessandro che mi sarebbe piaciuta una RE, una Ronzani Editore fatta col carattere essenziale di Bruno Munari. E Alessandro si è messo al lavoro, ha fatto ulteriori piccoli ritocchi sulle aste orizzontali della E, adesso non sto a dirvelo, ma sono tutte e tre di dimensioni diverse, e ci ha consegnato il logo che da allora, cioè dal 2015, inizio 2016 con le pubblicazioni, utilizziamo per la Ronzani Editore. Ecco, quindi Alessandro, grazie ora e sempre per questi doni e grazie anche e soprattutto perché io e lui condividiamo la direzione di questa collana di cui adesso al volissimo, proprio al volissimo, devo e voglio parlarvi perché il tempo vola veloce e non voglio superare la mezz'ora che mi sono imposto per non stancarvi. Abbiamo iniziato quindi a programmare questa collana pensando che lo scopo fosse quello di far conoscere in Italia alcuni capisaldi della letteratura tipografica internazionale e esportare fuori dall'Italia alcuni libri importanti della produzione tipografica nazionale. I libri che sono stati fatti finora danno un po' il segno, tracciano la strada, cominciano a far vedere un percorso visibile di ciò che stiamo proponendo. Ecco. In questa, come in qualsiasi altra collana, volevamo partire emblematicamente, cioè con dei libri di sicura, indiscutibile importanza, vorrei anche dire con dei libri apripista, ecco. E pazzamente ci è venuta l'idea di portare in Italia i libri di un autore che non aveva mai circolato in Italia. Questo autore è quello che molti di noi considerano uno dei più grandi esperti del book design internazionale, Jost Ohuli. Il maestro svizzero vive a San Gallo e noi abbiamo ben pensato di chiedergli appunto di poter tradurre un suo libro. È stata una cosa meravigliosa, un breve scambio di email e vedete in queste chiacchierate del giovedì preferisco raccontarvi cosa sta dietro alla produzione di un libro, perché il libro poi ce l'avete in mano, lo leggete, lo vedete, ma quello che sta dietro è la meravigliosità degli incontri che abbiamo fatto, la straordinarietà degli incontri. Siamo partiti in macchina, quella volta, io, Sandro Corubolo, Sandro Berra, che saluto, che vedo che ci sta seguendo anche lui, Sandro Berra di Tipoteca Italiana di Cornuda, di cui poi parleremo sempre velocemente, purtroppo, e Stanley Moss, che è appunto un nostro amico che ci ha procurato tramite Fritz Gottschalk, della Gottschalk Bio Asch di Zurigo, un appuntamento col maestro di San Gallo e siamo partiti e siamo andati a trovarlo. In quella, come dire, in quell'incontro eravamo lì un po' impacciati per la lingua, io molto 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 emozionato perché da anni raccoglievo libri di Jost Ohuli, mi emozionavo di fronte a questa capacità di mettere sulla pagina, no? Di strutturare un layout, che brutta parola, proprio di infondere alla pagina un rigore straordinario dal punto di vista della disposizione dei testi e delle immagini senza perdere l'umanesimo. Ecco, questo è il grande messaggio di Jost Ohuli.
Yost veramente supera quel modernismo svizzero, quella essenzialità geometrica che contraddistingue molta della tipografia da cui lui proviene, se non altro per ambiente in cui è vissuto e per aria culturale che ha respirato, insomma. Poi ha lavorato a Parigi con Frutiger, quindi il clima era molto, molto favorevole alla nascita di cose buone e lui ha progettato dei libri davvero straordinari. Quindi ci siamo, come dire, un po' conosciuti, non sapevo se sbilanciarmi o meno, e alla fine ho detto: Maestro, noi vorremmo pubblicare un suo libro. Avevamo anche identificato i libri. Ecco, uno di questi libri che avevamo identificato era Detail in Typography, il dettaglio in tipografia. Solo che il maestro Jostoculi ci ha detto che poco tempo prima un'altra casa editrice italiana gli aveva chiesto di pubblicare questo libro. Ecco, beh, questo libro lo prendo. È stato pubblicato dai nostri amici di Lazy Dog. Questo non fa parte della nostra collana di tipografia, ma gli vogliamo bene come se fosse nostro. Ecco. E quindi questo libro non abbiamo potuto farlo, però ci ha detto il maestro, c'è un libro che si chiama L'ABC di un tipografo che io considero il mio testamento tipografico, se volete vi do quello da fare. E noi ci siamo messi a farlo. Voi purtroppo dall'altra parte dello schermo non potete rendervi conto di cosa sia questo libro. La carta Century Cotton Wool, per chi la conosce, di Fedrigoni, è una carta straordinaria per qualità, per tono di colore e tutto quanto. Insomma, e ben si prestava a questo straordinario libro che, come vedete, è illustrato quasi in ogni sua pagina, tranne quelle pagine che Jostoculi lascia apposta con solamente il testo, perché lì ci si riposa un po' la vista, no? Prima di ricominciare a leggere. Insomma, un libro davvero straordinario, anche per la legatura, per l'impaginazione, per tutto, per il modo in cui è fatto. Ecco, questo libro è scritto e impaginato integralmente da Jost e, come vedete, traduzione e adattamento dell'edizione italiana a cura di Alessandro Corubolo. Quindi Alessandro ha effettuato la traduzione e poi l'impaginazione, aiutato anche in questo caso da Elsa, e ci ha dato questo libro che io considero davvero una pietra miliare, perché qua dentro l'autore trasfonde il sapere di una vita e soprattutto molteplici incontri, che ne so, Bertolt Wolff con i suoi oltre 1.000 frontespizi disegnati, piuttosto che Max Kafflisch e la calligrafia, Bauhaus, Schickold, Jan Schickold, cioè, uno dei più grandi tipografi, ecco, tipografi del Novecento. Ecco, questo è stato il nostro esordio. Devo andare veloce perché, come vedete, pur accelerando, il tempo vola in maniera inesorabile, insomma. Ecco. Il secondo volume di questa collana è stato invece la riproposizione di un classico, Eric Gill, saggio sulla tipografia, di un classico che non era più disponibile da tempo in Italia. La prima edizione, lo sappiamo, molti di noi lo sanno, era pubblicata da Silvestro Bonnard. E noi abbiamo inteso appunto recuperare ovviamente la traduzione del nostro amico Lucio Passerini e rifare questa una seconda nuova edizione rivista e soprattutto trattando davvero Eric Gill come un grande classico. E come peraltro sottolinea Lucio nella introduzione a questo libro, e cioè pubblicando anche il testo inglese. Il testo inglese in fondo al libro. Perché? Perché anche in questo caso abbiamo pensato che molti studenti al giorno d'oggi sanno leggere in lingua inglese, molta trattatistica anche su questa materia è scritta in lingua inglese e quindi magari a loro sarebbe piaciuto probabilmente leggere anche in lingua originale quello che scriveva un grande maestro come Gill. Anche perché devo dire, avendo curato personalmente, letto riga per riga tutti questi libri, un conto è leggerli nella lingua originale, un conto è leggerli nella traduzione. La traduzione italiana è
Nel caso di Gil, sempre un po' ingentilita, come accade spesso quando si traduce dall'inglese all'italiano, ma anche perché la prosa di Eric Gil era molto secca, molto assertiva, molto feroce se vogliamo, e anche perché questo libro non è solamente un libro di tipografia, è un libro di antropologia culturale. Ecco un altro dei grandi scopi di questa collana qua, far capire che la tipografia ci riguarda tutti e riguarda tutti tutti i giorni, perché il tipografo determina il nostro modo di guardare il mondo. Tutto attorno a noi è messaggio visuale, tipografico. Tutto ha un significato. Ecco che la tipografia non è solamente il lavoro di chi stampa. Quello è lo stampatore, non è il tipografo. Ma questa differenziazione la fanno bene gli anglosassoni, gli inglesi non la facciamo noi, italiani. Per noi il tipografo è quello che si sporca le mani di nero di inchiostro per stampare le cose. No, quello è un signore professionista che ha tutto il nostro rispetto, ma che non è un tipografo, è uno stampatore. Tipografo è ben altro e tipografia in questa collana qua vuole essere anche riflessione su ciò che riguarda l'aspetto visuale del mondo che ci circonda. Ecco, è un libro bellissimo, tutti dovrebbero leggerlo. Anzi, il correttore di bozze di questo libro, che è il nostro amico e socio Stefano Messuri, mi ha detto: Beppe, in tutte le scuole si dovrebbe leggere questo, non solamente sulle scuole o nelle scuole che insegnano tipografia. Ecco. Corro via veloce purtroppo perché il tempo è davvero tirannissimo e arrivo appunto dopo un grande contemporaneo, dopo un grande classico straniero, al classico italiano. 20 alfabeti brevemente illustrati da Raffaello Bertieri. La storia di Raffaello Bertieri non ve la racconto. Wikipedia, c'è una voce scritta abbastanza bene, oppure Dizionario Treccani, e vedete la storia di questo personaggio. Sappiate solamente che è stato tipografo, maestro tipografo, ha fondato una sua tipografia a Milano, è stato docente, insegnante, ha diretto praticamente per tutta la sua vita la celebre rivista Risorgimento Grafico, che poi è chiusa con la sua morte avvenuta nel 1941, e questo è uno dei libri importanti che Raffaello Bertieri ha scritto, assieme a molti altri libri, Come nasce un libro, L'arte di Giambattista Bodoni e tante altre cose, insomma, per quello che interessava a lui, che era una rinascita della tipografia italiana e anche, se vogliamo, un affrancamento della tipografia italiana rispetto alle suggestioni straniere, penso, che so io, alle suggestioni moderniste degli anni 20 e quindi la risposta ai tedeschi, a Paul Renner, al futuro, al modernismo del futuro, no? Eccetera. E di questa polemica c'è anche traccia nel Risorgimento grafico, no? Con le varie fazioni contrapposte, da una parte i classicisti come Bertieri e Frassinelli, dall'altra parte i modernisti come Guido Modiano, Edoardo Persico, insomma, ma questa è un'altra storia che pure racconteremo in uno dei prossimi libri, insomma, ecco. 20 alfabeti brevemente illustrati da Raffaello Bertieri è un'altra delle trovate di Alessandro Corubolo. È stato stampato esattamente in 275 copie numerate, proprio lo stesso numero di copie che Bertieri fece nel 1933, quando apparve la prima edizione di questo libro. Stampato meravigliosamente, devo dire, li ringrazio molto, dalla tipografia Trifoglio di Verona, che ha eseguito le scansioni, la stampa su una carta Munkenlinks. Qui c'è scritto solo Munkenlinks, io vi aggiungo Munkenlinks Smooth. È una carta meravigliosa, proprio da toccare, è soffice, stupenda. E la riproduzione anastatica del bel libro di Raffaello Bertieri su questi 20 alfabeti è preceduta da una introduzione e da una contestualizzazione storica di Alessandro Corubolo, tradotta anche in lingua inglese, proprio perché, come vi ho detto, abbiamo l'intenzione di far conoscere alcune opere importanti della tipografia italiana all'estero, e quindi speriamo che questo libro, anche in forza della traduzione in inglese di questo ampio saggio introduttivo, possa circolare in giro per il mondo.
Ha un'altra particolarità questo libro, che questa copertina, voi sempre dal di là dello schermo non potete né capirlo né sentirlo, ma io la sto toccando perché è stampata in rilievografia, cioè stampata in tipografia. Ecco, la stampa di questa copertina è stata eseguita e ultimata il 25 di aprile dello scorso anno da Elsa Zaupa e da Alessandro Corubolo. Nell'officina del nostro amico, nonché redattore della Ronzani Editore da quando è nata, professor Giovanni Turria. A questo proposito, so che Giovanni ci ascolta e lo saluto molto caramente, così come saluto i suoi studenti, so che anche loro ci stanno ascoltando, prometto che ci vedremo prima possibile, avremmo dovuto vederci la settimana scorsa, se non fossimo stati costretti alla clausura dal coronavirus, ma senz'altro ci sarà modo di vederci, di incontrarci e parlarci di persona. Ecco, gli studenti della scuola di grafica dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, scuola di grafica e editoria d'arte di Giovanni Turria e di Gianluigi Bellucci. Li ringrazio e ringrazio anche molto voi ragazzi per l'attenzione che so che dedicate a un certo tipo di stampa e una certa cura, insomma. Ecco, io so per certo che i vostri insegnanti e il vostro insegnante vi fa capire che la tipografia non è un mero abbellimento della cartellina nella quale inserire l'opera d'arte grafica, ma è, come dire, quella parte di cura che deve emanare anche da tutti gli elementi paratestuali. Un conto è presentare una cosa in un modo, un conto è presentarla in un altro. La cura si vede in qualsiasi dettaglio e la tipografia, la cura della tipografia è un dettaglio non irrilevante anche come accompagnamento di qualsiasi altro lavoro artistico. Ecco. Quindi questo è il terzo libro della collana tipografica. Il tempo è veramente tirannissimo, siamo quasi arrivati alla fine. Io personalmente non me ne sono quasi neanche accorto. Spero che non sia stato spiacevole nemmeno per voi. Però velocissimamente vi parlo appunto anche degli altri librini, ve li presento solo molto al volo. Due libri della collana Quaderni. Ecco, il primo, un piccolo testo di Hag e Gil sulla stampa, anche questo, in cui compaiono per la prima volta in Italia due bellissimi testi di Hag e di Gil relativamente alla stampa. Qui volevamo dare a tutti questi quaderni una certa impronta e quindi abbiamo stampato. Questa stampa è stata effettuata invece col torchio a mano dell'officina Chimerea a Verona. Hag e Gil, il nome l'abbiamo stampato con un Bodoni Bauer, pensate voi, insomma. Ecco, alcuni hanno contestato la scelta, noi volevamo invece dare un'impronta di italianità alle copertine di questi nostri quadernetti, copertine molto semplici, okay, che poi introducono, come dire, al testo che è impaginato di volta in volta con un layout, con un carattere diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro un libro molto importante, un piccolo quadernino molto importante, nato da sempre, ogni libro nasce da un incontro. Questo è nato dall'incontro felice con Marco Pea, Marco Giancarlo Pea e con Elena Chiesa, che hanno fatto questo libro che non è un libro d'autore, si intitola così, insomma, ecco, e che fa capire come i nomi che hanno le varie parti di un libro. Ecco, qual è l'intenzione degli autori? È di fornire anche al tipografo di cui parlavo prima un linguaggio tecnico che permetta di dialogare con lo stampatore, cioè che l'intelletto e la mano siano uniti anche dal modo di esprimersi e quindi la padronanza di un linguaggio tecnico non può che favorire lavori ben fatti e dialoghi tra le persone. Ecco, un prontuario che contiene pagina dopo pagina i termini tecnici propri della disciplina editoriale, un modo per far prendere coscienza al lettore che anche delle pagine vuote possono contenere molti saperi legati all'oggetto libro, classico tema dell'arte applicata all'industria. Ecco, bellissimo. Come avete visto, ognuno di questi libri ha un formato diverso. È la caratteristica che abbiamo voluto dare alla nostra collana di tipografia. Un libro che parla di tipografia,
deve esprimersi attraverso il modo in cui è fatto. Ecco un ulteriore aspetto del linguaggio visuale. Una collana che abbia tutti i libri di tipografia fatti allo stesso modo, impaginati allo stesso modo, nei medesimi formati, secondo me non esprime appieno i contenuti che vuole comunicare, insomma. Ecco, questo è il motivo per il quale noi abbiamo scelto per ogni libro di adottare un diverso formato che riteniamo adatto al contenuto, contestabile quanto si vuole, però è una scelta precisa, metodica, una scelta di campo, diremo. E quindi riprogettare libro per libro, non amiamo la facilità del progetto già fatto e che vada bene per tutto, ogni libro viene pensato da zero. E tra i libri pensati e costruiti da zero e soprattutto tradotti, c'è il libro al quale voglio dedicare purtroppo il tempo che resta, questi 2 minuti, e che è un libro che esce domani, che a quanto ne so è attesissimo in Italia, e che è il libro Teoria del Type Design di Gerhard Unger. Questo è solamente una stampa della copertina, il libro non ce l'abbiamo ancora in mano, esce davvero domani, come abbiamo preannunciato sul nostro sito, e questo libro è scritto dal grande maestro Gerhard Unger, che purtroppo ci ha lasciati nel novembre del 2018, credo un paio di mesi dopo l'uscita di questo suo ultimo libro, ed è veramente un capolavoro. Un libro che tratta del type design per la prima volta in maniera sistematica, ammesso che si possa parlare di una sistematica del type design, ma comunque qua dentro in questo testo molte affermazioni sono ovviamente giustificate. È un ambito aperto, è un ambito in continua evoluzione, la ricerca tipografica non si ferma mai, così come non si ferma la mano dell'uomo nell'inventare nuove grafie, non si ferma l'invenzione di nuovi caratteri, ma una teorizzazione di un qualche tipo che riguardi questa arte meravigliosa, soprattutto se è accompagnata attraverso il sapere di un uomo che ha percorso tutto l'arco della storia dello sviluppo tecnologico legato al disegno di caratteri e quindi alla produzione di stampati, vi stupirà per i contenuti, per la bellezza e per la capacità di sintetizzare che aveva questo grande maestro. Ecco, io come vedete ho in mano dei fascicoli slegati. Noi amiamo davvero guardare e seguire ogni singolo aspetto della produzione del libro e quindi li vediamo prima di correggere le bozze, vediamo delle cianografiche, correggiamo le cianografiche, ci facciamo mandare i libri slegati prima di rilegarli e controlliamo tutto, eccetera. Quindi se c'è qualche errore, purtroppo è proprio colpa nostra. Anche da slegato è bellissimo questa carta, no? Federigone Free Life 100, è veramente molto molto bella. Il libro è corredato da oltre 200 immagini, ha 25 capitoli ed è veramente consigliato a tutti quanti si occupino di questa disciplina. Vi leggo velocissimamente e poi vi saluto la quarta di copertina. Teoria del Type Design è il primo trattato completo sul disegno dei caratteri pubblicato in lingua italiana. Testamento culturale di Gerhard Unger, fin dalla prima edizione in inglese del 2018, il libro è stato accolto come un classico della letteratura tipografica internazionale. Il testo è articolato in 25 capitoli tematici, ognuno dei quali tratta uno specifico aspetto del type design, dai modelli storici all'evoluzione digitale, dalla leggibilità all'espressività. I temi sono illustrati da oltre 200 immagini e composizioni tipografiche e un esaustivo glossario chiarifica gli aspetti terminologici. La teoria si rivolge a chiunque nutra interesse per la tipografia, dai progettisti grafici agli studenti di design, ai molti appassionati di una disciplina che da secoli dà forma visibile alle nostre parole e alle nostre idee. Ecco, è una fatica in tutto e per tutto di traduzione e di interpretazione del progetto grafico di Giorgio Cedolin, che ringrazio. L'ho sentito prima, mi ha promesso che faremo una chiacchierata su questo libro per approfondirne tematiche e contenuti e la pubblicheremo sui nostri canali. Comunque, grazie Giorgio, più guardo questo libro, più sento e vedo la fatica che hai fatto, ma è una fatica ben spesa perché io reputo che sia davvero un libro straordinario. Spero che tutti quanti avranno modo di leggerlo lo reputino altrettale.
Il tempo a mia disposizione è scaduto, vi saluto tutti molto caramente e vi do appuntamento alla settimana prossima. Buona serata e arrivederci.